Isola dei Famosi. Jeremias Rodriguez delude il pubblico del reality. Durante la diretta dell'Isola dei Famosi, è stato dedicato un blocco a Jeremias Rodriguez. Il giovane si è confessato a cuore aperto ad Ilary Blasi. Immediata la reazione del web, tra pochi che si sono commossi, ma tanti altri che non hanno creduto ad una sola parola. Ecco cosa è successo in diretta nel reality. Jeremias Rodriguez si sta rivelando uno dei protagonisti dell'attuale edizione dell'Isola dei Famosi. All'inizio della nona puntata, dopo che i fratelli Tavassi lo hanno accusato di comportarsi in maniera superiore agli altri per via del suo cognome, Ilary Blasi lo ha interpellato. Jeremias, dopo una clip a lui dedicata, in cui ha parlato delle difficoltà che incontra nell'esprimersi in italiano, è così crollato, raccontando il suo percorso di vita negli ultimi anni. Ecco le sue parole. Sono sparito per 3 anni. Anche nella mia vita, non solo sui social. Ho preso la decisione di venire qui anche per avere l'approvazione dalle persone, che mi mancava. Avevo delle cose da risolvere. Ho fatto un percorso difficile per cercare di modificare cose che non piacevano neanche a me. Avevo rabbia repressa che usciva in momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano. Sicuramente avrò da lavorare ancora, sicuramente non piacerò a tante persone, ma non sono una persona aggressiva. Jeremias ha cercato di dimostrare a tutti che non è poi così aggressivo come lo dipingono. Il fratello di Belen ha ripetuto più volte di essere solo un essere umano e di sbagliare come tutti. Ciò però, ha aggiunto, non vuol dire che deve essere crocifisso per i suoi errori. Ilary gli ha chiesto se l'esperienza nel reality sta andando come si aspettava. Jeremias ha risposto con queste parole. Volevo chiedere scusa se ho ferito il pubblico italiano o i miei compagni. Un po' si è sentito nella clip, a me mancava un po' l'approvazione delle persone. Io qua mi sono comportato da persona reale, tutti avrebbero litigato. Ho litigato, ma dentro i limiti non ho fatto niente in più di quello che hanno fatto i miei compagni. Le parole del ragazzo sono state accompagnate da copiose lacrime e da un applauso, forse di incoraggiamento, del pubblico in studio. Il pubblico a casa, però, non sembra simpatizzare molto verso il fratello di Belen. Molti tweet scritti da telespettatori del reality show dimostrano che le parole di ieri non sono state ben percepite, anzi. Il naufrago è stato accusato di fare il doppio gioco e di cercare di passare per vittima. Molti non hanno perdonato il comportamento aggressivo del ragazzo, dicendo che si tratta di qualcosa di negativo e di ben diverso da ciò che si chiama carattere forte. Le sue lacrime, chiamate di coccodrillo, non hanno fatto cambiare idea su Jeremias, giudicato incoerente. Ad ogni modo, lo sfogo di Jeremias non sembra avere funzionato, dato che il pubblico ha scelto, decretandolo colui che deve abbandonare la palapa. Ad abbandonare la palapa è Jeremias, il concorrente meno votato dal pubblico. Prima di andare, il ragazzo ha scelto di dare il bacio di Giuda a Gwendalina. Il giovane argentino dovrà quindi abbandonare la palapa per raggiungere Playas Gamada, l'isola dove il destino dei naufraghi resta in sospeso. Che ne pensate del percorso di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi? Lo trovate sincero? O falso? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.